Ciao, oggi voglio parlare di Anki, uno strumento molto utile per l'apprendimento veloce. Come prima cosa dovete andare sul sito ufficiale di Anki e scaricarlo. Una volta fatto ciò è molto semplice, questa è la schermata. Vedete subito che c'è un mazzo predefinito. Questo mazzo predefinito non si può eliminare, infatti se proviamo ci dice che il mazzo predefinito non può essere eliminato. E noi facciamo ok. Allora, cosa possiamo creare? Possiamo creare vari tipi di mazzi. Come prima cosa io vi proporrei di cliccare su Ottieni mazzo condiviso, che sono dei mazzi che sono già stati creati da altre persone, li condividono, quindi scarichiamo il nostro mazzo, mettiamo quello più votato e lo scarichiamo. Dipende dal mazzo, ci vorrà più tempo o meno tempo, questo è abbastanza semplice e abbastanza piccolo, quindi si è scaricato subito e se noi andiamo sul nostro Anki vediamo subito che è stato inserito tutte, sono state inserite tutte le carte col nostro mazzo. Clicchiamo sul nostro mazzo e vediamo subito che possiamo studiare. Iniziamo a studiare. Abbiamo una molecola e dovremo dare il nostro nome. Noi non sappiamo come si chiama, allora vediamo se c'è la risposta. La risposta c'è e così possiamo continuare a studiare il nostro mazzo. Abbiamo visto la prima opzione. Ora possiamo crearne dei mazzi no tutti nostri. Come prima cosa clicchiamo su Crea mazzo e ci dice subito nome del mazzo, quindi possiamo mettere scienze, possiamo mettere biologia, quello che vogliamo. Io metto divertimento, mettiamo ok e vediamo subito che si crea il nostro mazzo. All'interno del nostro mazzo basta cliccare e possiamo aggiungere le nostre schede di immagini, come le nostre carte, come volete chiamarle, chiamate. Vedete subito che possiamo inserire sia immagini audio, video, possiamo provare col video o con l'audio o l'immagine. Io per adesso metto l'immagine perché così è sempre più veloce. Allora, come prima parte vediamo subito il front che corrisponde alla parte che vediamo, la parte iniziale, e poi il retro corrisponde alla risposta, quindi dovete metterla se vi interessa imparare, dovete o potete, comunque dipende da voi. E noi mettiamo open bar, gesto. Scusate, pure sbagliato. E qua le etichette potete inserire qualsiasi tipo di etichetta, però comunque sono delle cose opzionali, quindi spetta a voi. Noi aggiungiamo, abbiamo aggiunto la nostra prima carta nel nostro mazzo divertimento e lo studiamo. Vedete subito la parte iniziale che è quella del front, se noi facciamo mostrare risposta è la parte che corrisponde al retro, quindi la nostra risposta. E possiamo imparare così molte, 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 molte materie. Allora, con questo adesso abbiamo visto Ottieni mazzo, Crea mazzo, importiamo il file. Importare il file è molto semplice. Possiamo scegliere di importarlo nei mazzi che già abbiamo oppure inserire un altro mazzo, per esempio, che io metterei. Vedete qui? Abbiamo i nostri mazzi. Basta che inseriamo, per esempio, importazione, importa file, per esempio, per capire che effettivamente questo qua è un mazzo dove ci sono i file importati. Quindi mettiamo ok, aggiungiamo, forse aspettate un minuto che aggiungi, ok, chiudi. Ora se faccio mazzo vedete subito che abbiamo importa file. Allora basta che aggiungiamo le nostre, scusate, importiamo il nostro file, un file che praticamente viene riconosciuto quello di testo, quindi possiamo utilizzare questo di qui che sono dei formati di testo e lo aggiungiamo, facciamo open, qui decidiamo dove vogliamo importarlo, quindi su un portafile perché abbiamo fatto proprio il mazzo per importare i nostri file, mettiamo aggiungi, ok, importa, è stato importato, vedete subito 3 note aggiunte, 0 aggiornate, 0 invariate. Chiudiamo e vediamo sicuramente che il nostro file è stato importato su un portafile. Una volta che clicchiamo su un portafile possiamo studiare subito adesso e per esempio qui mostriamo la risposta e poi andiamo su facile e mostriamo un'altra risposta e così via. Questo metodo è molto interessante, soprattutto per quanto riguarda le scienze, che hanno bisogno proprio di essere visualizzate. Infatti, tramite l'inserimento di video, di immagini, è abbastanza interattivo ed è molto anche divertente.
Infatti, se volete imparare una nuova lingua, imparare vari tipi di simboli e nomenclature, soprattutto in chimica, o comunque proprio svolgere esercizi di matematica, questo è un modo semplice per imparare. Con questo più o meno vi saluto, perché sono le parti più importanti di questo strumento utilissimo. Voglio dire, ovvio che comunque tutte le carte che vengono create possono essere personalizzate, noi ancora lo stiamo studiando, prossimamente ne faremo un altro video di seguito dove vi facciamo vedere come le carte possono essere visualizzate in modo più carino. Con questo è tutto, un saluto dalla comunità Open Page Italia.